da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrette, Mercogliano, Avellino. La storica via Rifugio, la strada che collega Piazza Libertà a Piazza del Popolo, ha perso da tempo la sua targa. Anche la toponomastica di recente non è generosa con i cittadini che chiedono al vicino comune di prestare maggiore attenzione verso una zona che deve fare i conti con la solitudine e il degrado. Io ne ho un ricordo di diversi anni fa, di tre o quattro anni fa, che passò un camion grande e la fece storcere la tenuta della targhetta. Il mio collega qua, commerciante, sì, ebbe la cura di toglierla per non farla cadere, per non farla rompere. Mi sembra che l'abbia consegnata al comune e poi non è stata più rimessa da 3 o 4 anni a questa parte. Anche questo è una testimonianza di poca attenzione per questa strada, che è una strada storica della città. Vi dico la verità, insomma, voglio dire, non perché sembra che tutti ci lamentiamo, sembra come siamo diventati dei lagnosi, però credo che ci siano tutte le condizioni per far sì che questo avvenga. In quanto, voglio dire, c'è un abbandono, mi pare, un poco generale, c'è quasi una assuefazione alla non cura, al degrado, alla male gestione, alla non gestione, neanche male gestione, alla non gestione. Ci preoccupiamo dei parcheggi, ben venga. Però credo che quando uno sta morendo non è che si ci va a dire guarda che devi andare a lavorare, insomma, si cerca di curarlo, insomma. Rimettiamo a posto almeno la targa. Qua rimettiamo a posto la targa, cerchiamo di essere un poco, voglio dire, ma non tolleranti, insomma, però voglio dire, far sì che la città abbia un risveglio. Può darsi pure che sia colpa nostra, per l'amor di Dio, però io mi pongo questa domanda, ma la soluzione, con il mio sforzo non riesco a trovarla, insomma.